Sono state molte le iniziative in Italia e in altri paesi del mondo per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Il 25 novembre fu scelto come data dall'Assemblea delle Nazioni Unite nel 1999 per ricordare il brutale assassinio delle tre sorelle Mirabal che negli anni 60 contrastarono con il loro impegno politico il dittatore della Repubblica Dominicana. Ben ritrovati e buona domenica, web spettatori. Tra le tante manifestazioni tenutesi ieri, una mostra all'ITIS Archimedia di Catania, sulle donne cancellate dalla storia. 36 pannelli sono dedicati a scienziate, artiste e politiche, ignorate da enciclopedie e comunità internazionali. La mostra, promossa dal collettivo Rivolta Pagina, vuole sottolineare che anche la cancellazione delle donne dalla storia è violenza. Assegnazione provvisoria, violato l'ordine di priorità, i posti di assegnazione provvisoria devono essere assegnati prioritariamente ai docenti di ruolo con precedenza per assistenza ai familiari disabili, legge 104, e successivamente ai docenti beneficiari della legge 108 del 1987, ricongiungimento al coniuge militare. Lo ha stabilito il Tribunale di Monza, accogliendo il ricorso di una docente iscritta al sindacato Gilda di Napoli, assunta con la legge 107 e titolare di posto comune in Lombardia. Si avvicina la scadenza per presentare la domanda di cessazione dal servizio. Entro il 20 dicembre 2017 i docenti che hanno maturato i requisiti dovranno fare domanda tramite il portale Istanza Online. Inoltre va presentata la domanda di pensione che deve essere inviata direttamente all'INPS. Lunedì 20 novembre 2017 è stato aperto l'ambiente online della piattaforma Indire per i docenti neoassunti per l'anno scolastico 2017-18. I docenti che stanno svolgendo l'anno di prova e formazione potranno quindi accedere alla piattaforma Indire, svolgeranno la formazione online e dovranno realizzare un portfolio che documenterà tutte le attività svolte. Formazione, diventare insegnanti. L'instabile formazione degli insegnanti ha battuto molte strade, dopo SIS, TFA e concorsi. Ora si è arrivati al FIT, formazione iniziale tirocinio, stabilito dal decreto legislativo 59 del 2017. Se ne è discusso a Bari presso l'Università Aldo Moro. Perché questo incontro? Lo abbiamo chiesto a Carlo Vito Castellana, coordinatore della Gilda di Bari. Questo incontro è nato dall'esigenza venuta in sede, in quanto decine e decine di aspiranti colleghi si stanno rivolgendo alle nostre sedi per avere chiarimenti in merito all'acquisizione dei famigerati 24 CFU richiesti oltre al titolo di studio per poter partecipare al prossimo concorso scuola. Intanto abbiamo ribadito una posizione abbastanza critica in merito a questo, perché in realtà un decreto avvenuto il 10 agosto, un decreto ferragostano, che impone a tutti quanti il conseguimento di questi 24 CFU, prima ancora di sapere se si sarà vincitori del concorso, sostanzialmente favorisce il mercato dei titoli. Le università telematiche infatti già da mesi si sono attrezzate e stanno, tra virgolette, vendendo questi titoli. Noi a questo punto abbiamo sentito il dovere intanto di chiarire ai ragazzi, di spiegare come funzionerà il prossimo reclutamento, anche per non creare false illusioni rispetto al mondo scuola, e poi anche abbiamo voluto sostenere fortemente l'università e l'offerta pubblica. L'Università di Bari infatti ha previsto dei pacchetti per il conseguimento di questi 24 CFU con costi accessibili regolati dall'ISEE. A tal proposito sento anche il dovere di ringraziare la professoressa Perla, che è la coordinatrice del Dipartimento di Psicologia e Scienze dell'Educazione dell'Università di Bari, perché si sta adoperando affinché l'offerta pubblica sia qualificata e professionalizzante. E oltretutto la ringrazio anche perché ha dato la sua piena disponibilità ad aiutarci a, come dire, guidare gli studenti a non cadere nella trappola del mercato dell'offerta privata. Lo smartphone in classe, voluto dalla ministra Valeri, bocciato anche da Indire. L'indagine su 3.500 interviste ha mostrato che l'uso massivo di strumenti come PC, tablet e smartphone ostacoli il lavoro di gruppo degli alunni. Gilda TV si è occupata in più servizi di questo problema. Mentre la Germania ha dichiarato guerra agli smartwatch per bambini, l'autorità tedesca per le telecomunicazioni ha vietato la vendita di questi dispositivi indossabili, consigliando ai genitori di distruggere quelli già acquistati. Questi dispositivi possono trasformarsi in mezzi per violare la privacy dei bambini
e mettere a rischio la loro incolumità, registrare le conversazioni ma anche risalire alla loro posizione tramite il GPS. Con il motto «A scuola nessuno è straniero», a Bologna si è tenuto in piazza Renzo il flash mob per sostenere l'approvazione in Senato della legge per lo ius soli, il riconoscimento di cittadinanza italiana a chi è nato nel nostro paese da genitori stranieri, di cui almeno uno col permesso di soggiorno. Caos al Virgilio di Roma. Quando il rapporto scuola-famiglia si incrina, diventa difficile portare avanti il progetto educativo e didattico della scuola. Durante l'occupazione di questo liceo si sono verificati gravi episodi di immoralità, ma molti genitori sembra che li abbiano definiti una ragazzata e preferirebbero che non se ne parlasse per non danneggiare l'immagine della scuola. Milano, baby gang rapinava i coetanei. Sono accusati di almeno 15 episodi, tra furti, rapine, scippi e danni dei coetanei, due minorenni e un altro ragazzo diventato da poco maggiorenne, che sono stati arrestati dagli agenti del commissariato Monforte Vittoria di Milano. L'istituto Manzoni di Ravanusa ha scelto di proseguire il progetto, iniziato lo scorso anno, Scuola per Genitori. La finalità fondamentale del progetto, realizzato con i fondi PON, è quello di offrire alla comunità educante un'importante opportunità di approfondimento delle problematiche adolescenziali e di partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola e di conseguenza alla vita sociale e civile. Anche per oggi è tutto, vi aspettiamo per le prossime news di domenica e un saluto da Gilda TV. Arrivederci.